che è stato proprio Deus ex machina, lui che ha ideato l'iniziativa. No, ho semplicemente coordinato una squadra di 17 autori, che non è stato così semplice. Questo libro appunto nasce da un'idea, dice beh, ogni autore va da Castello Gamba, scelga un'opera e scriva un racconto dove però quest'opera non sia solo marginale, ma sia comunque più o meno al centro del racconto, e questo è stato fatto. Un esperimento abbastanza singolare che ha portato all'elaborazione di 20 racconti diversissimi tra loro, e proprio per questo molto interessante. La logica di quello che succederà oggi, il libro è già stato presentato all'UMO. Oggi cosa facciamo? Sì, il libro c'è evidentemente, però facciamo proprio, cerchiamo di dare il senso dell'operazione che è stata fatta. Cioè, ogni autore, evidentemente, non tutti e 17, perché sarebbe impossibile, alcuni di questi autori, davanti all'opera alla quale loro si sono ispirati, spiegheranno qual è stato il rapporto rispetto all'opera, magari leggendo anche un qualche brano, quindi dando proprio voce a quell'opera, quindi da qua voce a loro. Metafisico si trova. Vediamo come Andrea ha interpretato, perché questo quadro diceva lui la parola che si trova. Beh, sono molto contento di aver dato voce a questo quadro, di aver partecipato a questo progetto. E subito mi hanno colpito tre momenti, tre cose. Mi hanno colpito i colori, mi hanno colpito le forme. E mi ha colpito il paesaggio, questo paesaggio che rappresenta naturalmente la montagna, la Valle d'Aosta, però la rappresenta in modo diverso, è molto più antropizzata, la strada, una larga strada sul fondovalle, probabilmente l'autostrada, e poi questa carreggiata sul versante che si insinua e va dentro un tunnel. E questo aspetto mi ha subito fatto ricordare insomma il viaggio. Il tema, infatti, il tema che ho scelto è stato quello del viaggio. Un viaggio dentro di noi è un viaggio anche esteriore, un viaggio fisico. Fa da riflesso alla mia storia. La mia storia parla di una ragazza, la mia protagonista è una ragazza che ho descritto bella, consapevole, appassionante, passionale, ma anche molto fragile, molto incostante. Piena di gioia. Parla la voce. Sì, tutto è fatto. La voce avanti era femminile. Ero una ragazza, quindi capire di gioia ma anche molte paure. Secondo me, infatti, nel quadro questi colori accesi, questi colori veramente forti, danno quasi il senso di paura, una paura imminente. E quindi la storia si svolge comunque sia tutta naturalmente in Valle d'Aosta. E il quadro fa da sfondo, fa da paesaggio, proprio una storia d'amore tra una passione veloce, una passione fulminea, un amore però anche qui tormentato, vissuto, difficile, come magari lo sono le strade della nostra regione Valle d'Aosta. Come sono le voci, normalmente siamo in vita di quel nome, no? Cioè, esatto. Ci leggi un brano? Quindi tra le passioni fulminee e le corse in montagna comincia il viaggio verso il loro destino. Sentiamo un frammento. Frammento. La mia auto corre veloce sull'asfalto traslucido, bagnata dalla pioggia. Un tramonto metallico si staglia all'orizzonte. Le nuvole cupe riflettono un bagliore arancio, mentre gli ultimi raggi di un sole rischiarano le cime innevate delle montagne. Nuvole basse promettono maltempo. Do gas all'acceleratore e sento il motore che ruggisce sotto di me. Mi sembra quasi di volare. In lontananza la striscia continua piega verso destra, indicando un'imminente curva. Decelero, scalo la marcia. Gli alberi del sottile della strada cominciano a perdere foglie o hanno già cambiato di colore. Una barba di...